Molitva za zdravlje. Preghiera di guarigione. Gospodine Signore Gesù Cristo, mi tvoji učenici, noi tuoi discepoli siamo radunati attorno a te nella vigilia della festa dell'Assunzione, un giorno quando ci ricordiamo di tua solenne assunzione nella gloria celeste, dove siedi alla destra del tuo e nostro Padre. Anche se fisicamente non sei più presente in mezzo a noi, come lo eri prima insieme ai tuoi apostoli, Signore Gesù, tu continui a rimanere con noi, insieme ai tuoi discepoli e tua Chiesa. In realtà non ci abbandoni mai e non ci lasci mai da soli. Grazie al tuo Spirito Santo, anche oggi tu sei presente in mezzo a noi. Sei presente nei Santi Sacramenti, nella preghiera, nella lettura della Sacra Scrittura e in tante altre cose. Anche oggi tu cerchi ad aiutarci donandoci la forza in questi nostri viaggi, i nostri viaggi terreni. Signore, ti preghiamo, sii sempre con noi e di camminare insieme a noi in questo mondo pieno di tante sfide. Gospodine Isuse Christe, Signore Gesù Cristo, tvoje nam uzašašće, la tua assunzione ci fa innalzare lo sguardo verso su, cioè verso i cieli, dove anche noi speriamo un giorno essere in unione con te, la Beata Vergine Maria e tutti i santi. La tua assunzione e la tua glorificazione nello stesso momento anche la nostra assunzione e la nostra gloria. In cielo con te hai portato anche la nostra umanità, le nostre difficoltà e tutte le nostre croci.
ci fai vedere che le nostre difficoltà, i nostri problemi, le nostre croci adesso assumono una nuova luce. Ci fai vedere che in realtà ci portano in cielo e che ci portano verso Te. Perciò, Signore, stasera vogliamo pregarti di rafforzarci e di donarci la grazia affinché in tutte le nostre croci noi riconosciamo Te e Tua croce. E che con la Tua grazia cerchiamo abbracciarli ancora più forte e di portarli in questo mondo pieno di tante sfide. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Gracias. Gospodine Isuse Cristo, Signore Gesù Cristo, dok koračamo ovozemaljskim putom, mentre camminiamo su questa terra e andiamo verso Te, i nostri sguardi così spesso sono sotto il peso delle nostre croci e delle nostre debolezze. E per questo vanno sempre verso giù, verso quello terreno, verso quello transitorio. Così spesso nella vita ci accontentiamo di quello terreno e transitorio. Ti preghiamo di donarci la grazia del Tuo Spirito Santo affinché sempre nella nostra vita cerchiamo le cose di lassù, cioè che sempre desideriamo Te e Tua vita. Liberaci dai nostri legami, donaci la salute del corpo e dell'anima affinché rafforzati il corpo e l'anima sempre di più possiamo innalzare il nostro guardo verso cielo, verso Te, rafforzati di Tua grazia possiamo camminare verso la gloria eterna. Sve vas, vaše obitelji i one za koje ste večeras molili,
neka blagoslovi svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.